Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato stanno ormai è diventato sempre... Sono molto contento, allora va bene, giro così, arrivo. Allora, vogliamo preparare una cosa in cucina? Giardinotti. Benvenuto a... Compila quindi va. Eccoci qua, in live. Stavo facendo un po' di prove, un po' che non vado in live, quindi non... Stavo ricontrollando tutti i livelli dei microfoni e non microfono, cioè il microfono è uno, però tutte le configurazioni che siano, come dire, a posto. Mi scuso anche per... c'è una camera che non riempie tutto il riquadro, è tutta quadrata, quindi... Mitico Fubit, ciao! Come va? È un po' che non vado in live, è un po' che non vedo le tue live, è un mese... Questo è il mese della prevenzione, ma anche il mese del totale sbattimento. Ciao Giordano. Ma state tutti nascosti e proprio comparite a sorpresa, Valerio. Bentrovati, scusate se è un po' che non mi faccio vedere, ma come dicevo, ottobre è un po' impegnativo, si vede anche da questa barba incolta che mi sta... Mi sta crescendo, a chi lo dice? Ho letto, ho sentito, forse avevi detto qualche live fa che avevi ripreso a lavorare, avevi, diciamo, iniziato un po' di attività e quindi il tempo per il gioco si era iniziato un po' a ridurre. Infatti era un po' che non vedevo delle live, ho detto non avrà mica abbandonato Twitch così. No, io ho fatto, una settimana, ho suggerito un'altra live perché, come dire, mi sembrava anche interessante, volevo seguirla, facendola lo stesso giorno ho detto, magari cerchiamo di, come dire, supportare anche gli sviluppatori che approdano su Twitch, anche se hanno già tutti più seguito di me, però a parte quello, tra l'altro mi faccio andamento sinusoidale. Ok, tra l'altro mi scordo sempre, ma vediamo se ce la faccio a fare lo shoutout. Il canale mitico di Fubit che porta retro gaming, quindi gioca giochi del Commodore 64 e affini, ma anche non tutti vecchi, ma anche qualcuno nuovo, perché mi ricordo che tempo addietro c'era uno Street Fighter o qualcosa del genere, ho visto un... Quindi è ancora una macchina da sviluppo, quindi se avessi l'interesse che coltivavo da giovane per... Vabbè, io avevo il Commodore 16 in realtà, però se riuscissi a ritrovare quello spirito, ma purtroppo mi viene sonno presto, troppo da lavorare, non ho, come si dice, come diceva la Cinquetti, non ho più l'età e quindi non c'è niente da fare da questo punto di vista, dobbiamo rassegnarci. Già ho fatto fatica a fare questa live, più che altro perché è un mese dove sto preparando intanto un po' di cose per una conferenza che ci sarà, ne approfitto così, vi spammo anche, come dire, l'indirizzo, anzi aspetta che non mi ricordo, non vorrei scriverlo sbagliato, quindi adesso lo scrivo come va scritto, no, è giusto. Così vi spammo l'indirizzo. A novembre ci sarà il TDEFCON, che ho messo l'indirizzo in chat. È una conferenza che si tiene a Roma. Verrebbe da dire tutti gli anni, anche se c'è stato un paio di annetti di pausa, causa ovviamente Covid, che ha impedito il verificarsi di un sacco di eventi. Negli ultimi due anni, purtroppo, almeno quelli in presenza, qualcosa si è riuscito a fare da remoto, come queste live, qualche conferenza, quindi però non c'è nulla come trovarsi ovviamente dal vivo tra sviluppatori e raccontarsi un po' di cose, quindi il 3-4 novembre a Roma c'è il TDEFCON, nel sito ci sono tutte le info e io, siccome ho due sessioni da preparare, sto un po' raccogliendo materiale, sto un po' provando a
così a creare un percorso, perché uno dei temi che porterò è spaccare il monolite, quindi l'obiettivo è quello di, come dire, parlare un po' di Mythical Prince, che ho visto qualche sera fa, ho visto di sfuggita che c'era uno sviluppo basic su Amiga, come dicevo prima, Fubit, avessi lo spirito dei tempi passati e avessi il tempo di tornare a riprendere in mano queste macchinette, lo farei molto volentieri, però come dicevo ho un po' di corsi questo mese da fare, vabbè, per lavoro, per clienti, quindi come dire conosco gli argomenti ma devo un pochino preparare un po' di cose, perché altrimenti succede che insomma, magari sulle domande un po' più approfondite mi trovo un po' in difficoltà e devo ripassare. Poi c'è la conferenza ITDEFCON, itdefcon.it, che si terrà il 3-4 novembre a Roma. Devo portare, dicevo, due sessioni, una è su spaccare il monolite e come dire approcciare microservizi, però cercherò di, come dire, di che peccato, esatto è proprio vero, di, come dire, tenerla sul più pratico possibile, perché proprio l'obiettivo è quello di parlare di microservizi, però senza fare né troppi dogmi né troppi preamboli, quindi puntare un po' al modo pratico che abbiamo di passare dei programmi all inclusive, dei blocchi di pietra, come dire, inscindibili, a dei sistemi più fluidi e più gestibili, soprattutto dal punto di vista della replicazione, ridondanza, scalabilità, e quindi raggiungere degli obiettivi che non si raggiungono ovviamente se costruiamo dei sistemi che sono dei blocchi inscindibili. Questa è una cosa, e un'altra cosa sarà Docker, che in realtà rappresenta una novità molto anche per me e che è collegato ovviamente a questo tema, ed è una sessione sia per introdurlo, per chi non lo conosce, anche se ad oggi, come dire, ormai non è più una novità, anche se come sviluppatori la conferenza è una conferenza su Delphi, ma in realtà si parla di tante altre tecnologie, perché stavo guardando un po' qui l'agenda che è in corso di definizione, così gli faccio anche un po' di promotion, che è giusto, ma del resto poi l'evento è interessante, si parlerà di Delphi Today, Tomorrow and Forever, quindi crittografia e sicurezza. Qui c'è il mio talk con una foto che ormai inizia a essere un po' datata, anche se lì era molto bello, sul spacchiamo il monolite verso i microservizi ma senza paura. Poi c'è un Python for Delphi. Sono interessato anche a questa crittografia e sicurezza, ma ovviamente facendo la sessione nello stesso momento capita sempre la sfortuna di avere le sessioni esattamente nello stesso, come dire, nello stesso punto, quando ce n'è qualcuna parallela interessante. E niente, mi andrò ad aggiornare. Si parlerà appunto di Python for Delphi, quindi come integrare Delphi con Python, quindi abbiamo comunque qualcosa su Python, abbiamo creare un'interfaccia grafica con Schia, una live qui l'abbiamo fatta su Schia, non sull'interfaccia grafica ma come esplorazione delle caratteristiche di questa libreria grafica di Google, che è poi la stessa usata da Flutter, se non ricordo male, che è molto interessante. Poi la modernizzazione di applicazioni con i temi IDPI, icone che scalano in SVG, animazioni, quindi fare delle applicazioni per desktop ma accattivanti. Anche questo Amazon Marketplace Integration sembrerebbe molto interessante. Certo, insomma, sono temi che non si leggono tutti i giorni. Building on Python for, ancora qualcosa su Python for Delphi. E poi c'è il giorno 2, un'altra roba ancora, Delphi MVC Framework, che è un framework per fare delle REST API, quindi è novità, integrazione con Satispay, quindi sempre interfacce grafiche con FMXer, che è un po' una sorta di Flutter per Delphi, quindi è un po' costruire interfacce con una libreria che ricorda un po' l'approccio Flutter, quindi col codice. Qui ci sono di nuovo io appunto con Docker.
IORM, abbiamo fatto una live su questo canale da 4 ore che è durata fino alle 2 di notte, però chiaramente era una beta, quindi il tool è diventato maturo, sono state aggiunte varie cose, quindi vale la pena senz'altro di seguirlo. C'è qualcosa sulla blockchain, quindi blockchain sempre, cioè con Delphi, perché da sviluppatori Delphi ci interessa vedere come approcciare con il nostro tool di sviluppo favorito, ma anche se non si è sviluppatori Delphi, senz'altro, cioè, per uno che non conosce l'argomento o vuole saperne di più, è utile allo stesso modo. Estendere Windows Explorer con Delphi, qui ci saranno senz'altro delle cose interessanti. Ho visto un'estensione per visualizzare le fatture in XML direttamente da Windows Explorer, quindi costruirsi le estensioni per Windows. Si parla di container, si parla di VCL FireMonkey, quindi applicazioni cross-platform per Windows e non solo per Windows, però without losing your mind, cioè con un approccio che consenta di andare su tutti e due i sistemi senza dover ovviamente impazzire, fare cose dedicate per uno e per l'altro, con diverse tecniche, degli internal su Git, anche questo valido per qualsiasi sviluppatore, autenticazione con SAML, penso si legga così, da non confondere con SAML di WPF, sessione di chiusura, e poi ci sono tutti gli speaker, eccetera, eccetera. Si mangia, si parla di sviluppo, si vedono le sessioni, si ride. Io spero di riuscire a rimanere sveglio, non come ho fatto qualche anno fa, che ho finito le mie sessioni a notte tarda, ho dormito un'ora e quando ho fatto la mia sessione, diciamo, la tensione si è talmente rilassata che quando proprio hai l'ansia da prestazione che a un certo punto sono crollato e ho dormito, ho una foto dove dormo proprio beatamente in piena conferenza perché proprio non ce la facevo più, e quindi quest'anno spero non vada allo stesso modo, ma cercherò di preparare un po' tutto subito. Infatti in questi giorni sto un po' lavorando su quello, oltre a lavorare, come dire, in generale. La zona è quella di Frascati, che è sempre una zona molto bella perché mi piacciono i pini. Ci sono dei, a me piacciono molto i pini, quelli, diciamo, tronco lunghissimo e sottile, poi quella chioma. C'è tra l'altro un posto dove siamo sempre andati a mangiare, che è proprio sopra una collina, vedi tutta la città, cioè il posto è anche carino e quindi non è male, non è male. Quindi non vedo l'ora, da un lato, anche perché vorrà dire che siamo riusciti a fare l'evento, sperando che il Covid non metta i bastoni tra le ruote, e vuol dire che avrò dato anche le mie sessioni, così potrò rilassarmi e passare a preparare qualcos'altro e a fare le live in relax. No, per chi chiaramente è interessato, ci sono varie formule, vari biglietti, sono comunque due giornate di formazione che non sono che prese in questo senso, formazione, divertimento e cibo e caffè e quant'altro, non sono senz'altro una cattiva iniziativa, la consiglio molto. Sul mio blog c'è qualche, come dire, reportage dagli anni passati, se cercate in giro, quindi questo la consiglio. Questa sera invece, per cambiare un po', come dire, per cambiare un po' tema, ho pensato di usare un po' Visual Studio, di passare un po' a C Sharp, di fare un'applicazione cina con Windows Form, intanto perché ne avevo il bisogno, perché mi serve per un cliente, che in realtà avrei preferito magari vedere anche quella cosa lì in Delphi, ma era un'occasione per provare anche un po' a lavorare con altri linguaggi, a rilassarci, quindi perché comunque dovrò fargli installare il framework, essendo che volevo vedere un po' com'era Windows Form nella sua ultima incarnazione, quella su .NET Core, che non è in realtà .NET Core, ma adesso è .NET 6, anche se sta per uscire la 7, però la .NET 6 è, come dire, LTS, quindi è quella che ha il supporto più lungo, e fare un toolettino che fa una cosa molto semplice. Siccome il mio cliente mi dice sempre: ho fatto una fattura, dovrei fare la nota di credito, e il programma che usa, che è un programma che ho sviluppato io anni fa, non fa le note di credito, cioè almeno non le esporta in formato elettronico.
quello che di solito faccio è farmi dare l'XML della fattura, taroccarlo per trasformarlo in una nota di credito, in modo che lui la possa caricare e poi possa emettere la fattura corretta. Quindi l'obiettivo sarebbe farci un'applicazioncina visuale, perché ovviamente parliamo di un utente che utilizza Windows e quindi è avvezzo in magari selezionare i file, fare un po' tutte queste cose, però la procedura dovrebbe essere semi-automatica. Le cose che quindi diciamo cambiare il tipo di documento da fattura a nota di credito lasciando invariati gli altri dati, questo dovrebbe essere l'obiettivo, perché la nota di credito alla fine ha lo stesso importo, ha lo stesso, quindi è praticamente uguale, cambia solo la tipologia di documento. E in più aggiungere riferimento ovviamente alla, come dire, al documento che andiamo a stornare con quello, c'è una sezione apposita, quindi parliamo appunto di fatture elettroniche, fatture XML, quindi mettercela causale eventualmente e alla fine niente, salvarla in modo che uno se la possa caricare, quindi avendo quell'XML produrre la relativa nota di credito sempre in formato XML elettronico utilizzando i dati della fattura originale e cambiandogli il posto eccetera per farla diventare una nota di credito e aggiungendo quei dati che mancano che eventualmente si possono inserire, come dire, direttamente dal programma. Quindi ci tenevo a fare anche questa live perché frequento qualche forum, ho visto che molti utenti sono un po' in difficoltà nel creare applicazioni, magari chi proviene da VB6 addirittura. Quindi usi le API messe a disposizione dall'ADE? No, nel senso che, cioè, la fattura poi viene generalmente caricata con un intermediario, quindi con uno dei tanti portali. Le API che, cioè, non sono quelle dell'Agenzia delle Entrate, c'è un volenteroso italiano, peraltro, fattura elettronica effettivamente poteva essere solo italiano, che ha fatto una libreria, non so se c'è, .NET standard, quindi probabilmente potrò usarla, che wrappa un po' la gestione della fattura elettronica, cioè ho visto molti che ci lavorano proprio come lavorare un file XML. Secondo me invece quella libreria è molto più comoda perché già fa un po' di validazioni, ha delle tabelle dati con delle tipologiche già incorporate, cioè è un po' sta un po' a un livello superiore, diciamo che vediamo la fattura come un documento, un insieme di oggetti, che poi salvandola, che diventi un XML standard per l'Agenzia delle Entrate, è non è un di più perché è fondamentale, però è un... non lavoriamo quantomeno direttamente con l'XML, cioè lavoriamo con un modello oggetti che è molto più comodo. Secondo me ha fatto un buon lavoro, vedo che viene mantenuto e quindi mi sembrava più interessante da questo punto di vista utilizzare quel tipo di libreria, anche perché in questo modo si vede come integrare NuGet, che è il package manager di Visual Studio, come scaricarsi un pacchetto, come fare un'applicazione Windows Form, eccetera, eccetera. Quindi, e magari come farsela in maniera, cioè con qualche dialog, con qualche, cioè dandogli un po' un'architettura e vedendo un po' quello che effettivamente Windows Form ci mette a disposizione. Quindi fino ad oggi abbiamo usato Delphi e la VCL, vediamo lato Visual Studio che cosa abbiamo. Quindi io l'ho aggiornato oggi perché c'era un update, peraltro, quindi... Tra l'altro adesso mi trovo sempre un po' in difficoltà nel creare progetti o anche quando faccio i corsi, perché se cerco Windows Forms troviamo... Tanto cos'è Windows Form? Windows Forms è la libreria che esiste da anni in .NET, prima nel .NET Framework, poi nel .NET Core, poi per creare applicazioni Windows. Quindi quello che abbiamo fatto in Delphi con la VCL in questo caso lo andiamo a fare praticamente con questa libreria, che è in poche parole, chi ha sviluppato in VB6 era abituato ad avere i controlli, i pulsanti, i grilli eccetera,
è stata creata una libreria del tutto equivalente per il mondo .NET quando è stata fatta questa migrazione dal Visual Basic, che ancora rimane in qualche applicativo per Office e in versioni vecchie appunto di VB, verso .NET, quindi Windows Form è la stessa, dico la stessa libreria, però ricalca diciamo le stesse necessità per creare delle applicazioni Windows classiche, quindi basate sull'API di Windows. Quindi .NET Core non doveva teoricamente esserci, ma in realtà mi risulta che poi sia stata portata, anche perché esiste un sacco di codice già scritto con queste librerie, quindi rinunciarvi non sarebbe stato secondo me una buona idea. Il problema è che quando si parla di Windows Form già qui ci sono i due linguaggi C Sharp e Visual Basic, c'è una versione .NET Framework che è un'app, c'è una versione .NET Core, ci sono i .NET Standard, cioè c'è un po' di confusione, almeno apparentemente, perché adesso stiamo subendo una transizione tra quello che è il .NET Framework classico e quello che è .NET Core, che poi è diventato .NET come nome commerciale, che è il framework, la piattaforma Microsoft .NET, però cross-platform, quindi disponibile oltre che su Windows anche su Mac e su Linux, se non ricordo male, ma anche sul cloud, su Azure, quindi fatta apposta per poter principalmente sviluppare più che altro il web, quello è il suo obiettivo. E questa si contrappone al .NET Framework, che invece è la versione classica, per così dire, che abbiamo, che invece è solo Windows. Una ovviamente è molto matura perché ha più di 20 anni di età ormai, l'altra è nata da poco, ma è cross platform, è stata rivista nelle performance, e quindi insomma la scelta dipende un po' da... E essendoci queste due alternative, ovviamente troviamo i template per i progetti per entrambe. Poi su certe librerie abbiamo anche il .NET Standard, che non è un'altra versione di .NET, ma semplicemente si è posto il problema di dire: devo fare una libreria, quale framework scelgo, il vecchio o il nuovo? E con .NET Standard di fatto non scelgo nessuno dei due, perché .NET Standard è una convenzione, appunto uno standard, è una sorta di collezione di descrizione delle classi che abbiamo a disposizione e dei metodi che ci sono dentro per fare sia a livello di libreria di base, quindi accesso a file system, rete, eccetera, però non è riferita né a .NET Framework né a .NET Core, cioè a seconda dello standard che uso mi troverò alcune classi e più aumento la versione dello standard, più classi trovo, ma meno quello standard sarà compatibile con versioni più vecchie di .NET Framework o di .NET Core, perché quello standard, in poche parole, tipo .NET Standard 2.0, definisce la presenza di certe classi e metodi che posso utilizzare. Se .NET Standard 2.0 introduce classi che sono presenti in .NET Core 3.1, .NET Framework 4.6, la butto lì, vuol dire che non potrò usare delle versioni precedenti a queste versioni del framework. .NET Standard cosa vuol dire? Io ti seleziono due versioni del framework vecchio e del framework nuovo dicendoti quali classi ci sono che sono presenti in entrambe. Quindi se tu lo fai con .NET Standard vuol dire che stai scrivendo usando quelle classi, ma poi a seconda del programma che andrai a compilare, se intendi usare .NET Framework verrà usato quello, se si intende usare .NET Core o .NET verrà usato quello. Quindi un po' come dire, non scelgo nessuno dei due, ma scelgo una sorta di carta dove questo standard definisce, in base alla versione che scelgo, quali cose come strumenti ho a disposizione che sono nell'uno o nell'altro, a partire però da una certa versione. Quindi una volta che ho creato questo standard, il vantaggio qual è? Che oggi voglio fare una libreria per .NET Framework e voglio che sia compatibile anche con le versioni successive, uso .NET Standard in modo che quella libreria diventerà una libreria per .NET Framework. Un domani che migro .NET Core, quella libreria verrà compilata per .NET Core. Cioè di fatto non sceglie nessuna delle due strade, ma sta aperta su tutte e due. Quali versione dell'uno o dell'altro dipende dal
dalla versione dello standard che vado a scegliere. Quindi insomma c'è un po' di questo marasma che prima o poi presumo verrà, a meno che non usciranno nuove versioni di .NET, verrà poi sanato, si presume, si spera. In questo caso io vorrei provare ovviamente una versione Windows Form App. Ok, quindi vado a filtrare. Il motivo per cui tutto sto tiritera per dirgli, il motivo per cui avete, cioè se cercate di fare una class library, ok, e filtrate, vi trovate in C Sharp una class library, vedete .NET e .NET Standard, poi ne avrete una solo che supporta tutte queste piattaforme qui, una .NET Framework che supporta solo queste qui, perché questa è la classica .NET, poi c'è quella .NET Core e c'è quella appunto .NET e .NET Standard. Insomma è un gran è un gran, una gran confusione, però prima o poi ovviamente si arriverà tendenzialmente poi a supportare .NET, cioè se devo sviluppare un software nuovo indicativamente cercherei di usare .NET l'ultima versione, perché è quella che mi dà, è quella che poi verrà supportata nel futuro. Qui magari metto Windows Form filtro per C Sharp, mi vedo tutta sta roba qui, vedete Windows Form App, Windows Form App .NET Framework, quindi questa è quella più nuova, questa .NET Framework è quella più vecchia, non ne vedo un'altra, quindi io scelgo la prima, quindi quella più fresh. In realtà cioè è supportata anche da .NET, però come Windows Form, quindi hanno deciso di portarla anche su .NET Core, poi su .NET 6 e in futuro si presume sul 7, ma se utilizzo quello in ogni caso svilupperò un'applicazione che sarà compatibile solo con Windows. Vedete che comunque anche quel tipo di applicazione la compatibilità me la dà solo con Windows e il desktop. Quindi select Windows in the middle, no, ma alla fine Windows, quindi allora gli do un next e questa la chiamo, la chiamo invoice to NC, invoice to nota credito, una cosa del genere, no, nome brutto, pare brutto, potrebbe essere più brutto di quello che sembra. Adesso mi faccio una cartellina dove mettere questi sorgenti, spero che non sia troppo brutto. Location, mettiamola qui dove c'ho i miei file della live. Play solution, ma sì, tanto deve essere un toolettino. Pippo, esatto, Pippo c'è sempre. Nel mezzo invece di tutte le piattaforme. Sì, diciamo che, come dire, c'è un bel casino, cioè Windows è sempre... Allora, quindi qui c'è la mia scelta appunto del mio framework, direi che il 5 lo lasciamo perdere, il 3.1 è andato ormai. Prendiamo il 6 e così creiamo, poi sono convinto che l'abbiano portata, sia compilabile, ma non ci abbiano poi messo, non abbiano fatto poi chissà che cosa dal punto di vista del, come dire, del, della cura, cioè lato defi abbiamo supporto ai temi, abbiamo tutto un colore, gli stili nuovi, Windows 10, qua spesso sembra di vedere, ok, un'applicazione Windows, ma per il vecchio Windows, che non è proprio bellissimo da vedere. Il designer direi che non è un fulmine, ma in realtà questo a sua discolpa spesso dipende, cioè vedete che, cioè questi, cos'è, Windows Vista sta roba qui, cioè non... Vabbè, non siamo qui per criticare Windows Form da Delfista, però per dirvi cosa intendo, lancio Delphi 11, se vado a creare una nuova applicazione per Windows, insomma, trovo tutto quello che ad oggi lo sviluppo Windows in Visual Studio, dovrei fare un'applicazione WPF, un Universal Platform, però è un po' come dire, abbiamo le tecnologie nuove, a questo punto ti usi quelle, se usi
se usi Windows Form è sempre la stessa e non ci mettiamo mano, quindi fai... Però insomma, come dire, sono in tanti magari avere un'applicazione Windows, cioè qui quando crea un'applicazione Windows nativa con la UCL, insomma, abbiamo uno stile un po' più, cioè un po' più moderno anche nei controlli che utilizziamo. Abbiamo un pulsante un po' flat, il radio button un pochino moderni, qualcosa un po' con un design un po' più .NET New WinForms. È vero che c'è il comando da riga di... è vero, avrei potuto usare la console a riga di comando proprio, come dire, al posto di quel... ma era giusto per farmi una carrellata, no, per dire che insomma l'applicazione Windows qui è ancora qualcosa di abbastanza accattivante. Qui siamo un po' allora, quindi iniziamo a dare un po' di nomi alle cose. Questo lo chiamo main form, poi magari, visto che dovrebbe essere la finestra di avvio, volevo spostare questa finestra qui e poi andare a prendere, dunque, un momento, che progettiamo il da farsi, così abbiamo sia le proprietà che i controlli da utilizzare. VDF, già ti senti a casa? Beh, noi ne sappiamo di cosa parliamo da questo punto di vista, però cioè la versione più recente e quindi che ha tutte le feature a cui siamo già abituati, però l'applicazione è un'applicazione nuova, cioè con un bello stile, con un bel look. Vabbè, ok, quindi questo lo chiamiamo come tool fattura to NC, o ci mettiamo il 2 che è molto slang. Cambio nome anche al file, ho già cambiato il nome alla classe in modo da dargli insomma un po' un connotato, quindi, e qui andremo a selezionare la nostra fattura, magari visualizzare qualche dato e in un certo senso e poi fare la conversione. Quindi con cosa abbiamo a che fare? Dobbiamo scegliere un percorso, quindi magari facciamo che il percorso lo mettiamo in una text box e poi usiamo la dialog, quindi doppio clic sulla nostra text box e qui ci mettiamo ad esempio la label, una label per il percorso di input, ok, poi magari mettiamo una label per il percorso di output, ci mettiamo due pulsantini per selezionare, poi gli diamo anche dei nomi più significativi, quindi magari gli do un font già, ed è sembra, no, qui hanno corretto, finalmente hanno usato il Sego UI, però ecco, mi piacciono un po' più grandicelli, così li vediamo meglio. Qui c'è il nostro button per selezionare eventualmente un file, facciamone una copia e ne mettiamo un altro qui sotto. Andiamo a selezionare praticamente i percorsi di dove caricare e dove salvare la fattura e poi ci mettiamo un tastino di conversione. Ad esempio qui non c'è un... mi avevano insegnato un trucchetto su come usare un pannello. Vabbè, usiamo il pannello per fare una sorta di delimitatore, ma vabbè, terremo un po' l'interfaccia un po' spartana. Allora, per creare un'interfaccia un pochino più flessibile, si potrebbe dire, qui potremmo lavorare in questo modo. Ho già iniziato, come dire, un po' male, ma rimediamo subito. Potremmo creare un pannello
Vorrei farla, insomma, che sia un pochino ridimensionabile, ecco, questo è un po' l'obiettivo. Lavoriamo con i dock. Allora facciamo che questo lo dockiamo in basso, quindi in modo che stia attaccato al bordo. Ci fichiamo dentro un paio di pulsanti, ok, button per eseguire l'operazione e un pulsante per terminare. Poi anche questi pulsanti potrebbero essere un pochino più grandi magari, eh? Ok, questo lo mettiamo lì. Questo abbiamo la possibilità di farli più, vabbè, faccio prima a fare così, avvicinarlo e usare, come dire, le funzionalità di, come dire, magnetiche, le guideline, per stare attenti che questo pulsante appena esce dall'area è fuori dal controllo, altrimenti sta dentro e bisogna stare un po' attenti a come si maneggiano. Sarebbero poi i pulsanti per l'esecuzione e uno per l'uscita, che poi in realtà questo potrei fare un po' più grandicello, questo un po' meno, questo esce, questo conferma, questi selezionano, quindi butto dentro un altro. Potremmo fare un flow layout panel oppure uno stack panel, ce l'abbiamo, ma qui abbiamo i table, abbiamo, ma non vorrei complicarmi troppo la vita per una cosa così. C'è lo split container, che posso farci due righe, ma no, facciamo pannelli normalissimi. Quindi mettiamo un pannello di questo tipo, lo docchiamo momentaneamente verso il basso, dentro metto questi controlli, ok, così possiamo prenderlo e replicarlo. Ok, in realtà poi li vado a allineare, li vado a doccare in alto, anche questo. Poi vedo se al centro, se mettere qualcosa che si ridimensiona, ma l'obiettivo è un po' lasciarli così. Allora, poi gioco di anchor, ovvero devo fare in modo che se questa finestra si allarga, il pannello si allarga, ma i pulsanti seguono in qualche modo la mia finestra, quindi ho i miei anchor. Gli dico di staccarsi dal destro e attaccarsi dal sinistro, attaccarsi al destro, in modo che tolgo un chiodino da questa parte, lo metto di qua, in modo che se si sposta verso l'alto, verso destra, i pulsanti seguano, esatto, così, seguono il mio pannello. Quindi qui faccio la stessa cosa, fammi un po' più grandi così, che sembra che ole. Anche in questo caso faccio la stessa cosa, cioè l'obiettivo è avere una interfaccia abbastanza rigida, ma in ogni caso tenerla un pochino flessibile. Magari gli diamo una dimensione minima, gli diamo dei constraint. Ok, qui ci sono le mie label, questa forse si è spostata un po', sì, perché è più avanti. Poi in questo caso vediamo le posizioni 13,27, 12,28, ma tanto adesso faccio così, align to grid. Come posizionamento li vediamo poi in un secondo momento, non è importante. Ok, quindi più o meno stiamo iniziando un po' a costruire la nostra interfaccia. Questo pannello facciamo di ridurlo al massimo fino a questa dimensione, misuriamo cos'è, 655x319, andiamo a mettere qualche constraint. Se mi ricordo dov'è il constraint, abbiamo il minimum size, che è, abbiamo detto, torna qui, mi è sparita la,
mi è sparito il ah vabbè che ce l'ho la vedi in automatico per selezionare il form, vado a vedere qui size 655, quindi facciamo 655 per 320, facciamo 655 e 320, così diventa 660, conto pari. Sotto questa non ci si va, diciamo, quando io ridimensiono la mia finestra mi posso allargare e a un certo punto sotto di questa non ci vado più, quindi questa rimane la mia finestra. Quindi file di input, file di output, esegui, iniziamo a dare qualche nome. Questo sarà il mio, come chiamiamolo, source file label. Questo è il text, non è il nome. File originale della fattura. Ok, e il nome diventerà source file label. Poi avremo file di destinazione per la NC. Ah, sorry. Target file label. Questo è il nome, il testo è file di destinazione per la nota di credito. Originale della fattura da convertire. Ok, così ci siamo. Qui ci mettiamo source file button. Continuo a confondere seleziona quei puntini, perché comunque quando lo andiamo a premere c'è una finestra di dialogo. Source file button, target file button, ok, e qui seleziona quei puntini anche lui. Mi ha cambiato il nome, sì, ok. Target file label, source file label, questo lo chiamiamo target file, no scusate, source file text o box, così. Questo è il target file box. Questo è il execute button che esegue l'operazione. Qui ci scriviamo esegui. E qui ci scriviamo esci, e questo diventa il nostro exit button. E più o meno dovremmo averli, questo lo chiamiamo bottom panel, questo lo chiamiamo source file panel, questo lo chiamiamo target file panel. Ok, abbiamo dato un nome a tutto, abbiamo panel 3, si chiama così, non mi ha ancora aggiornato il nome nella combo box, quindi vediamo in document outline così li vediamo tutti. Ok, questo è un po' la nostra struttura main form, ci sono i tre pannelli, uno con i comandi source target, ok, e i vari pulsanti. Se vogliamo essere proprio bravi a fare interfaccia utente, dobbiamo controllare il tab order, che generalmente è prima per pannello 0, 1 e 2 nell'ordine. All'interno del pannello abbiamo 01, 02, anzi 00, 01, 02. 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, 2.1. Ok, tab order è
è sistemato. Il tabore, l'ordine di tabulazione è l'ordine con cui ci spostiamo. Mettiamo anche che vogliamo, in un certo senso, selezionare, perché qui il concetto è seleziona cioè fattura, ok, quindi facciamo che la F la mettiamo in maiuscolo, nota di credito mettiamo la N, in modo da poter spostare velocemente il focus facendo Alt F, ci spostiamo qui, Alt N ci spostiamo qui. E poi magari premendo invio richiamiamo i pulsanti, vediamo un attimo poi come gestirla. Questi non sono proprio centratissimi, ma va bene così. Questa finestra ha, quindi torniamo sulla finestra, un accept button, c'è un pulsante di default che quando premo invio viene premuto ed è questo che lo mettiamo in grassetto, e volendo un cancel button, c'è un pulsante che se viene premuto mi fa uscire dall'applicazione, cioè l'exit, tipo con ESC. Qui ci mettiamo esegui, anzi facciamo converti, execute è un po' generico, noi dobbiamo convertire, convert button, converti, esci, gli mettiamo la E così possiamo uscire con Alt E. Il tab order l'abbiamo visto, più o meno come interfaccia utente ci siamo. Allora, quello che mi viene da dire dovremmo andare a fare in questo caso, quindi questo è il mio default, mi ha rimosso il che è questo evidenziato. Evidenziato perché sei, ma direi che è un glitch secondo me del programma. Poi dove sono i miei controlli? Beh, cioè, tutto quello che ho progettato fino adesso che fine ha fatto? Ma non c'è più niente qui. Ma non ci credo. Ambiente affidabilissimo, ah fantastico, questo è molto interessante, direi che ci devono lavorare un altro pochino sopra i signorini, perché sono abbastanza basito. Mi ha salvato praticamente nulla, e nemmeno le proprietà del form, cioè da un certo punto in poi non mi ha salvato nulla, cioè praticamente all'inizio. Proviamo a fare undo, ma l'ho già chiuso, non ce l'ho proprio più l'undo, quindi fantastico. Come sono le cose che fanno piacere, almeno ti avvisa. No, è ok. Allora, visto che questa è l'affidabilità, io
farei così, prima di farci i ricci, ok, perché proprio non c'è rimasto nulla, c'avevo anche questo, c'avevo tutto, cioè dove è sparita questa roba? Ok, metterei due pulsanti così, cioè a questo punto taglio e, come dire, gli abbellimenti li faccio in un secondo momento, perché qui come dire, ho salvato e mi è scomparso tutto, non è neanche da Visual Studio, perché onestamente non mi è mai capitato neanche con Visual Studio obiettivamente, però ok. Allora, source file box target file box, adesso si aggiorna, sì, ok, source file button, oppure facciamo source select button, così ne approfitto, target select button, questo target file box, convert button, e poi facciamo un exit button. Non ho idea di cosa lo abbia traviato completamente. Allora, adesso ce li abbiamo, i nomi sono giusti, vabbè, qui non li vedevo neanche prima, vado a vedere nel designer qui, ok, qui adesso li vedo, quindi non è che nella cartella c'è qualche file back, effettivamente non ci ho guardato. Open containing folder, qualche backup, nada, a parte che adesso ormai ci sono andato sopra, ma no. In Delphi abbiamo la history, ci sono più file di backup come storia locale in automatico, ma io tra l'altro vado a spegnere, ma non lo farò mai più se fa una cosa del genere, ma qui non mi ha lasciato proprio in braghe di tela, e quindi interessante. Seleziona, speriamo che sia un dovuto a, ho fatto qualche magheggio io che non dovevo fare, perché ovviamente, come vale per la VCL, anche qui ci basiamo su convenzioni, quindi magari ho cambiato un nome invece che da lead a mano e mi ha, però non è la prima volta che lo uso, quindi convert button, quello che ho fatto, il nome c'era già, ok, quindi converti, exit button, esci, vabbè, ormai a chiudere e riaprire, ma no, che nei file non c'è nulla, quindi se chiudo e riapro, cioè questi sono proprio i file, è quello il problema, quindi non mi è rimasto proprio niente, comunque vabbè, così quando abbiamo un link a un filmato da far vedere, quando qualcuno ci dice ma gli altri ambienti hanno una qualità che è Delphi pieno di bug, questa è la prova filmata che, come dire, in tutte le parrocchie, come dire, qualche problema c'è anche negli ambienti più blasonati. Quindi, accept button è questo è il mio cancel button, ok. Vedi che questo viene evidenziato per qualche motivo. Ok, stavolta però ce li abbiamo. Ho avuto un attimo di timore, quindi che perdessimo nuovamente tutto. Ok, allora, tab order non è che sta aspettando che io finisca. No, effettivamente uscire e rientrare poteva essere una buona idea in linea generale, perché se c'è magari un problema che mi lascia,
come dire, mi crea problemi. Comunque sembra che vada al momento, quindi siamo a posto. Mai successo, prima volta. Comunque, allora, poco male, facciamolo così. Allora, i controlli ce li abbiamo, perfetto. Allora, inizio a, vado a selezionare il file per la fattura. Ok, non ho messo le label, ma quindi nel momento in cui clicchiamo qui vado a selezionare il mio file e lo inserisco nel percorso, nella casella. C'è chi utilizza la dialog come componente, perché abbiamo nei componenti tutte le dialog possibili e immaginabili. Io però ho preso da un po' di tempo l'abitudine di fare in un altro modo. Beh, diciamo che averla ci può tornare utile almeno inizialmente per dargli una configurazione. Più che altro non la posso testare da in fase di progettazione, quindi da questo lato è molto meglio Delphi, poi open file. Quindi qui facciamo un source, vabbè, tanto la devo rimuovere, quindi me la vado a configurare. Anche i filtri sono roba che, allora, dobbiamo cercare XML, allora, file XML, asterisco con scritto .xml, poi asterisco .xml e il filtro. Tutti i file asterisco punto asterisco asterisco punto asterisco. Il filtro che prendiamo è il primo, initial directory in automatico, selezionato false, read only checked true, show read only sì, tanto poi è di sola lettura, quindi non serve a nulla. Titolo, seleziona il file XML della fattura elettronica da convertire e voilà, poi, per modo di dire. Adesso vediamo che ci sia ancora tutto, non farmi degli altri scherzi, sennò ti butto via subito. In realtà mi sono abituato più frequentemente a crearla, come dire, sì, tanto alla fine poi le proprietà sono queste che vengono cambiate, a crearla direttamente in loco quando serve, ovvero facciamo, perché così non mi devo inventare il nome, non mi devo inventare nulla, uno using var dialog uguale new open file dialog. Magari accetta già qualche parametro, ma neanche morto. Dialog.filter, riusiamo direttamente queste robe qui, altrimenti la inizializzo qui. Filter, prendiamo, non è molto, non è il massimo della leggibilità, però un po' bruttarello, ma ok, no, mi piace proprio pochino, mi piace proprio poco, lasciamolo così, lo impostiamo da qui. Ok, poi come valore iniziale, punto e virgola, qui me la smena perché è una stringa localizzabile e traducibile, però non sto a fare un file di risorse per questa roba. Il percorso iniziale è quello che trovo già nella eventuale casella. If dialog show dialog
uguale a ok, anzi diverso da ok, ce ne usciamo, altrimenti source file box text uguale dialog file name. Quindi ci andiamo a creare la dialog, la impostiamo, mettiamo come file name iniziale il file name di origine, le stringhe. Se non ci dà conferma usciamo, se ci dà conferma prendiamo il nome e lo salviamo. Stessa cosa sarà per questo pulsante, tranne che var new save file dialog, file name uguale target file box text, filtro più o meno uguale perché comunque è un XML, poi mettiamo dialog title, fammelo copiare da qui che va bene così, selezione file XML della in cui salvare la nota di credito. Ok, questo è il nostro giro. Target file box text uguale dialog file name e ci salviamo il percorso. Ok, cosa si implementa qua? Come si implementa un hook al drag and drop? Beh, se trascini un file sulla casella secondo me gli copia già il nome di file, però potremmo provare. Tra l'altro Windows 11 l'ultimo update c'è anche una sequenza di uno shortcut che se hai un file selezionato ti copia il path all'interno degli appunti, che però te le copia con le virgolette ed è odioso, ma quello ok. Quindi un'altra cosa che dovremmo fare, vabbè, esci, facciamo presto, close, chiudiamo la finestra principale e quindi tutto il programma, converti, convert button, che cosa fa? To do conversione da fattura a NC, che poi andremo a implementare. Capisco perché quel tasto rimanga blu, perché questo tasto rimane blu, spiegatemelo perché non lo capisco, ma se lo lancio rimane blu anche a runtime. No, infatti questo deve essere blu, come giustamente è, con la linea sotto, questo è blu. Esc, chiude e invio, ma vabbè, ok. Quindi l'ordine di tabulazione dovrebbe essere giusto perché già seleziona, apre la dialog e ci andremo a pescare il nostro file. Qua selezionando andiamo. Tra l'altro voglio anche questa feature, ovvero che se seleziono un file target dir path vado a prendermi la directory del mio nome di file, vado a prendermi il nome target file path, anzi un file name che è get file name senza estensione, oppure abbiamo un change extension ma non abbiamo un change file name. Ok, quindi get file name senza estensione.
a cui accodiamo un underscore nc più XML, così lo impostiamo in automatico. E poi sulla target file box text andiamo a mettere la combinazione tra target dict path e target file name. Sì, vabbè, se mi dai null, ma fa lo stesso, non mi dà null. In questo modo me lo preimposta, così se mi sta già bene potrei anche pensare di avrà default focus. No, il default è su quello di teoricamente su questo, perché nella finestra, se parliamo del pulsante, l'accept button è questo e questo è il cancel. Quindi se premo invio clicco questo, se premo cancel, quindi questo di solito è quello blu. Infatti se lancio il programma il focus è sulla casella, ma è comunque quello blu, è su questo qui, quindi mistero della... Nel fare un programma del genere ho già trovato un buco di Windows Form e un buco di... abbiamo trovato anche un buco di Visual Studio. Tra l'altro, aspetta che provo a vedere se abbiamo ancora tutto. Ok, perfetto. Ogni tanto faccio questa prova perché questo... Allora, questo source dialog possiamo toglierlo. Tanto non lo uso. Ok, come fare la conversione? Allora... Tanto la nostra fattura come è fatta? Mi sono fatto una fattura di esempio molto simpaticona. Vediamo se la trovo. Repoli, so, esempi. Fattura. L'apriamo con Visual Studio Code che facciamo prima. Ok, ci sono messo Acme Spa, quella di Will Coyote, la Wayne Enterprises. Allora, con dentro il bat telefono, la battuta da jogging e un po' di... Allora, qui ci sarà poi... Questa ce l'ho lasciata perché c'è una signature da rimpiazzare assieme a questo attachment che viene messo in automatico dal sistema, ma che io non voglio vedere. Quindi questa è la nostra fattura, magari se l'ha formato un po' meglio, format document. Oh, non c'è neanche un file per l'XML, impossibile. Beh, se no, beh, comunque poco male, nel senso che comunque, boh, già formattata, non è che ci sia. Questo va a capo e il resto è già, direi che è già a posto. No, tienila aperta che così open recent, così ce l'abbiamo sott'occhio. Però l'idea è quella di non lavorarci con l'XML nell'editor del focus, perché l'ultimo che è giunto sì, cioè sicuramente c'è un bug legato al fatto di come ordine o con qualcosa del genere, ma prima non aveva l'evidenziazione, l'ha acquisita dopo nel dargli la caratteristica del cancel, anche se il suo aspetto è quello del default, che prima ce l'aveva il pulsante di fianco, ma poi è passato su quello del cancel. Sicuramente, cioè, ci sarà un motivo, ma c'è anche un bug, perché comunque non me li deve fare vedere così, cioè quello il... Questo è il nostro bel fatturone, una fattura poi normale che dovremo convertire. Quindi dovremmo andare a convertire il tipo di documento. Mi sembra sia lo 04, quello dell'NC. Questo lasciarlo invariato. Qua andare a mettere una sezione della fattura correlata, cioè dire è una nota di credito per la fattura che ti scrivo con i dati. Gli articoli rimarranno lo stesso, il totale rimarrà lo stesso, i dati di pagamento rimangono lo stesso. Questa roba deve sparire, ma forse la libreria la elimina in automatico.
perché è fuori da, cioè comunque non è non standard di per sé, poi l'aggiunge solo l'intermediario quando carica questa fattura. E questi dati dovranno rimanere invariati perché comunque cedente e comunque sono gli stessi, cedente, prestatore, cessionario, committente sono gli stessi, quindi rimarranno uguali. C'è da aggiungere la causale e poco altro alla fine, quindi ok. Dicevamo, per darci una mano a fare la cosa, io vado qui nelle dipendenze, andiamo a sfogliarci i package NuGet da NuGet.org e abbiamo fattura, qualcosa ho già cercato, questo fattura Electronic Core, questo package è deprecato. Perfetto, quindi penso che prenderò questo allora. Abbiamo un po' di, come dire, non c'è molto spazio perché ho il... Poi dovrebbe cambiare la numerazione e la data, giusto? Giusto, il numero glielo mettiamo... Beh, la data metto quella di oggi e... Vedo che ci sono anche altri che si sono divertiti. Core Services... Ci sono questi mega package, però Fluent Validation, questo che roba è? L'autore è lo stesso, però non so che cosa va a scaricarsi tra un package e l'altro, quindi andiamo a vedere il sito così ci facciamo magari un'idea e vediamo... fattura elettronica core classi base da serializzazione da verso XML JSON è una dipendenza di altri, però forse nel nostro caso è sufficiente, nel senso che se ci scarichiamo questo forse ci scarichiamo più di quello che ci servirebbe. Io provo a partire dal core e provo a installare questo qui. Sì, effettivamente va messo il numero, andrebbe generato in automatico, però ok, me lo metto magari nei setting, così lo produco da quello. Allora, ok, installa new, ovviamente Newton JSON Soft, la serializzazione JSON non mi interessa, quello... Punto Pieroviano, cioè addirittura c'è un... una versione personalizzata, qualcosa del genere, non lo so. Ok, in passato, vediamo se trovo qualche esempio in giro. Allora, come facciamo? Quindi detto questo, dobbiamo intanto andare a leggere. Allora, mi faccio una classe anche statica che fa il lavoro, giusto per non... class lo chiamo invoice converter per non impazzire, faccio una roba del genere così static void convert e qua prendiamo i due path source file path target file path, cioè non vorrei complicarmi poi troppo la vita per fare sta roba e dobbiamo passargli anche altri parametri. Ok, facciamo qualcosa improntato al futuro. Invoice converter, adjust namespaces. Yes, grazie. Così, tra gli altri parametri che abbiamo a disposizione, possiamo fare, ci aggiungiamo la causale e il numero, direi.
fuori. Diventano un po' troppi parametri e già mi piace poco, quindi facciamo una invoice convert params, ok. Dentro ci mettiamo una stringa source file path, string target file path, ci mettiamo la causale, ci mettiamo il numero, ok, così, e mettiamoci anche la data del documento. Così abbiamo tutto, ce lo inizializziamo, quindi numero, facciamo partire da 1, dato documento, facciamo dei time today, faremo anche nuovo tipo date, ma causale nota di credito per fattura. E poi ovviamente questi li possiamo in un certo senso qui andare null property must contain nullable, guarda che sono già nullable, c'è una stringa è nullable per default. Allora, aspetta che spengo roba che mi sta analizzando la solution e mi sta impiegando. Quindi qui mettiamo invoice convert params, parse, e qui passo tutto quanto e qui faccio tutto quello che c'è da fare. Ovvero, che cosa faccio? Cosa faccio di bello? Vado a istanziare una fattura e me la vado intanto a caricare e vediamo. Fattura elettronica, o meglio, mi sembra che ci fosse un fattura ordinaria come tipo di dato. No. Fattura elettronica. Forse è un po' troppo core questo package, quindi andiamo a vedere cosa c'è magari all'interno. Non ho un object browser, sì che ce l'ho, e non c'è proprio niente. Fattura elettronica, no, è troppo minimal questo, ho voluto esagerare, adesso andiamo a recuperarci un Dropchick, andiamo a recuperare un package più quello che avremmo dovuto utilizzare, a voler risparmiare, prendiamo questo, che intanto include anche l'altro, però per sicurezza intanto lo disinstallo, poi vediamo. Installo questo non mi sembra che lo vada a richiamare, forse non è del tutto evidente, ma perché da documentazione dovrebbe avere una fattura ordinaria, esatto, che è il tipo di oggetto, perché c'è anche la semplificata, ci sono tutti i vari, c'è un create instance, create from XML da uno stream, accetti anche un, no, però la posso caricare dopo, instance. Siamo in privati e questo crea la mia fattura load, no, read XML,
sono anche delle estensioni, fattura base, file path, ottimo. Ok, accetta anche un percorso, altrimenti sus file path. E qui abbiamo la nostra fattura. Ok. E in questo caso lo andiamo a leggere. Dunque, quindi partiamo dalle operazioni più... Prima di sovrascrivere alcuni dati dobbiamo fare una copia e segnalarli come dati da usare come... Allora, intanto dobbiamo arrivare al body, perché dobbiamo rimuovere gli allegati. Quindi il body, abbiamo leader e abbiamo il body. Il body ci serve perché devo togliere un allegato. Questo spero lo rimuova da solo, questo lo vado a togliere io. Quindi var si chiama fbody uguale fattura elettronica body header. Vedete, c'è proprio un modello a oggetti che wrappa praticamente i dati della fattura. Poi sarebbe bello provare queste cose magari anche con Delphi. C'è un package che si può utilizzare a questo scopo, poi magari lo vediamo così. E una sera faremo la versione Delphi, vediamo quanto è più, magari più sbrigativo, perché c'è un package Invoice for Delphi fatto dalla community Delphi Force, che tra l'altro è open source anche quello. Allora, gli allegati li troviamo nel body.allegati. Ah, giusto, questo tratta tutto come un array, come una lista, anche se di body ce n'è uno solo. Facciamo che recuperiamo il primo corpo e unico della fattura che troviamo. Allegati.clear, quindi puliamo gli allegati, così vado a rimuovere questa roba qui e non la vedo più. Poi, che altro devo fare? Altra cosa da fare è andare a mettere i dati della fattura collegata nell'apposita sezione. Quindi io leggo i dati della fattura e diventano i dati della fattura correlata. Come fanno a diventare tali? Devo andare nei dati generali. Ok, quindi noi abbiamo i dati generali che sono qua sotto. Dati generali, ok. Ho una notifica, ma non la vedo a video. Boh. Chissà dove è finita. Grazie per il follow TUOG. Benvenuto. Stiamo cercando di convertire una fattura elettronica in una nota di credito. Allora, dati generali documento. Questa è quella, ma anche questa è una lista. No, c'è già. Ok, numero, data. Ok, quindi questo me lo tengo. Dati generali, dati, documento. Mi salvo un reference perché devo tirar fuori un po' di roba. E i dati fattura correlata dovrebbe... Ultimamente non mi incazzo, ma sono un po' incazzato perché mi sembra che tu stai prendendo noi in giro. No, ti diverti con il nostro tempo, bravo, complimenti. Sì, mi diverto a tediarvi con... Allora, la cosa sta diventando noiosa, mi rendo conto. Dati, no, dov'è? Fbody, dati generali, dati fatture collegate, eccolo qua. Quindi, facciamo così. Allora, abbiamo questi due. Allora, prendo questo e metto una bella variabilina. Rimpiazza var
dati generali, ok. Poi abbiamo dati documento, da cui prendiamo i dati originali del documento, ovvero il numero. Allora, questa normalmente sarà vuota, ma per certezza la svuoto io e aggiungo un nuovo documento, add. Ci metto dentro una fattura collegata e dentro cosa ci metto? Il numero, ci vorrà, l'ID documento sarà uguale al documento di questa fattura, cioè dati generali, numero, no, dov'è? Dati documento, numero, ok. Chiamiamoli dati fattura, così. No, perché dopo devo cambiarli. Dati documento va bene. Quindi svuoto le fatture collegate e ne aggiungo una nuova, mettendo ID documento, il numero della fattura, la data ce l'ho anche questa, quindi la data, la codice CIC-CUP non mi serviranno. Numero di riferimento linea dovrei metterli tutti, num item, diciamo che mi fermo qui e metto solo questi due dati, dai. Così dati documento, numero, posso andare a sostituire con il numero che passo da fuori, che però è un intero, quindi convert to string qui. Che vuoi? Ah, ho chiamato convert anche questo mio metodo. Ok, si confonde con il convert di .NET, mai fare queste cose. Ok, dati documento, data è uguale a data documento che viene da fuori. Quindi prima li ho salvati nei dati fatture collegate, poi li ho sostituiti, devo andare a mettere dati documento tipo documento TD04 che è l'NC e dati documento ci devo andare a mettere causale che è dentro una lista, quindi faccio un clear, mettiamo che ci sia già una causale e poi ne aggiungo una che è quella che passo da fuori, ok. Probabilmente ci avrà una lunghezza massima e bisogna stare attenti. Poi mi ero dimenticato che effettivamente questi dati sono da specificare, quindi i dati originali della fattura li abbiamo salvati e messo come riferimento, i vecchi li abbiamo sostituiti con il tipo di documento giusto che è la nota credito, il numero che passiamo, la data che passiamo da fuori, la causale che passiamo da fuori, abbiamo rimosso gli allegati, che altro ci rimane da fare? Parte salvarla, dovrebbe non esserci più null'altro da fare, dovremmo salvarla a questo punto. Come la salviamo? Quindi leader l'ho preso, ma in realtà non ci interessa. Ok, quindi andrei quasi in ordine nel documento, quindi prima i dati generali, copiare i dati, cambiare questi, svuotare gli allegati e poi andare, più che fattura, questo sarà un NC, save, write, ok, c'è un write XML, c'è anche un file path, target file path e teoricamente dovrei aver finito. Questo è il mio documento, quindi lo creo formato privati, tanto lo leggo, prendo i riferimenti alle sezioni, ripulisco e aggiungo i dati correlati, cambio il tipo, numero data, causale, allegati, salvo, fine. No, meno male che ci sono ancora questi, quindi qui dovremmo usare come setting intanto il numero,
Domanda idiota. Nessuna domanda è mai... questa. Dati generali, non esiste nel file XML, lancio un'eccezione. Sì, cioè lui so che... non so se la fa in automatico, però la validazione. Comunque faccio presto, facciamo così. Cioè qui scoppia, ma io so che queste fatture le genero il mio programma, so che ci sono queste sezioni, ma giustamente, però penso ci sia un, esatto, un validate, ok, var validate result, che si può fare, if validate result is valid, se non è valido. Qui dovremmo mettere un'interfaccina che faccia un po' di... comunque sì, da eccezione... cioè anche questo, se non c'è un body qui, faccio first, gli dico dammi il primo disponibile, dammi il primo, quindi un primo ci deve essere, altrimenti dovevi dirgli first of default e quindi tollerare anche il caso di null, ma andrebbe poi in errore tutto il resto. Quindi se non c'è si arrabbia, ma se non è valido allora facciamo new application exception, fattura in formato non valido. Sarebbe bello avere un dettaglio come potremmo farlo. Costruiamocelo, facciamo sì, string e police, facciamo un join, mettiamo assieme un ritorno a capo, che possiamo fare, validate result errors, che è una lista, facciamo un array, li mettiamo tutti assieme e... ah scusa, c'è anche un evaluate, perfetto, un enumerable, quindi facciamo una cosa del genere, più r details, vabbè almeno viene visualizzato qualcosa, che ne so, un errore. Solo per capire, perché appena iniziato da C Sharp molte volte viene istituito null per segnalare errore, di conseguenza dipende dalla libreria che si usa, se usa dei null non è proprio... io sono dell'idea che quando c'è davvero un errore bisogna tirare un'eccezione, il null cerco sempre di fare finta che non mi arrivi, però in questo caso comunque la possiamo validare, è carino perché lui poi valida... non vorrei che mi validasse anche la firma, però visto che la devo cambiare, ma il carino perché comunque lui valida anche le regole formali, tipo che la somma dell'imponibile deve essere uguale agli imponibili, cioè c'è tutto, cioè il validate non è solo sintattico ma c'è anche proprio tutta la validazione, se ricordo bene, comunque faccio un... adesso me lo faccio decompilare al volo dal buon ReSharper. Qui c'è una validator cache che avrà un sacco di validazioni extension, validation cache, bisogna vedere dove vengono definite tutte queste validazioni, che tipo di controlli fa, ma so che non è solo un controllo sintattico ma è anche proprio formale in base alle regole che l'agenzia ha definito. Però io in buona sostanza sono sicuro di quelle che metto, quindi... allora, faccio un altro po' di spazietto qua, così mi vado a mettere il campo per la causale. Ok. Quindi... che sta a fare? La mia toolbox è scomparsa, no, è qua, label, ok, quindi qui ci metterò causale,
causale label. Questa è la mia causale box. Mi raccomando, salva tutto. Allora, ok. Il numero me lo faccio autogenerare. Però me lo salvo comunque qui. Lo voglio vedere prima di... E poi lo voglio anche aggiornare. Quindi mettiamoci un'altra casellina. Properties. Numero label. Beh, scrivici anche qualcosa di... Numero. E poi questa diventa la numero box. Ok, per il numero mi faccio dei bei setting, quindi vado nelle mie proprietà del progetto. Vabbè, questo è .NET, spero che l'abbiano lasciato, sì. Setting, create or open application settings. IntelliSense, no, funziona. Ok, name, allora mettiamo numero next o last numero, valore 0, scope user, va bene. E facciamoci anche un last causale, così magari partendo da vuoto, così. Ok, con questo bel setting, con questi setting, quando entro nel mio programma, cosa vado a fare? Vado a fare un numero box text uguale settings default last numero più 1 magari convertito in stringa, grazie, e causale box text uguale settings default last causale. Quando andiamo a fare la conversione net del to do, la cosa che farei è andare ad aggiornare quel valore, quindi scrivere settings default last numero uguale a il numero corrente. Quindi mettiamo numero uguale parse di quello che mi leggo e poi me lo vado a salvare. Però dovrei fare che cosa? Dovrei reinizializzarli. Allora facciamo una cosa, void metto qui, facciamo uno spazio per i miei metodi facciamo init new conversion. Saprei come chiamarla, ma così aggiorno il numero che vedo. Causale. Anzi, dobbiamo fare un invoice convert params. Mettiamolo da qui, che facciamo prima.
dobbiamo definire tutti i parametri, data documento, metto quella di oggi, causale metto quella che mi arriva da fuori, poi cosa c'è, il source file path, source file box text, target file path, target file box text, ok. Vado a fare convert UNC, questi sono i parametri, e qui vado a mettere, no, niente di tutto ciò, vado a prendere quel numero che ho usato e metterlo come ultimo. E salvarmi anche la causale. E poi inizializzo di nuovo la conversione. Questo sparisce. Così dovrei avere il numero che va sempre avanti, cioè parto e lo incremento. Se non faccio nulla, rileggo lo stesso e faccio un più uno. Se invece ce la faccio, vado a salvare quello incrementato come nuovo numero e poi rifaccio un più uno, in modo che finché non lo faccio non incremento, ma quando lo incremento mi salvo magari anche queste due informazioni. Facciamo una prova, vediamo. Allora, impostazione dell'eccezione, direi abilitiamo lo stop in debug, così se c'è per caso un errore ci stoppiamo. Lo lanciamo in debugging e così vediamo che succede. Ok, qui è partito da 1, causale prova di conversione fattura in NC. Questa la chiudo perché non vorrei che succedesse qualcosa di brutto. Allora, seleziona, andiamo a prendere, dov'è? La fatturazia. La mia fatturazia, esempi. Eccola qua, eccola qui. Quindi lui, mannaggia, percorso lungo, mi ha preso questo, ma mi dovrebbe avere anche già inizializzato il nome usando lo stesso percorso, prendendo il nome della fattura, sempre XML, però underscore NC. Però se non mi sta bene posso selezionare e andare a chiamare un po' come mi pare, ma questa direi che va bene. Numero 1, causale, ok. Quasi quasi mi metto in... mi metto un bel breakpoint, perché non sono così fiducioso. Converti, ok, siamo entrati qui dentro. I parametri che vediamo sono... col control me lo rende semi-trasparente. Ci sono i due path, il numero, la data di oggi e la mia causale, ok. Quindi fin qui e fin qui, ok. Creo il documento e lo leggo dal path, così, senza colpo ferire, non ci credo neanche. Dati pagamento, c'è un elemento, no, la roba c'è, vediamo se lo valida anche. Is valid true, perfetto, quasi, perché questa comunque è una fattura valida a tutti gli effetti, quindi cioè è proprio scaricata da un sito sul quale viene caricata per essere inviata, quindi se non fosse valida non mi verrebbe accettata, quindi è già stata proprio anche accettata dall'agenzia, perché è la fattura di cui facciamo l'NC, quindi se non fosse stata... ok, quindi prendo il body e qui ce l'ho, prendo i dati generali e qui dentro dovrei vederci tutto, ad esempio dati generali documento,
il totale, vedo la data, vedo queste cose, dati generali documento, ecco forse qua li vedo un po' meglio, euro, causale, dati bollo, arrotondamento, non ci sono altre cose, fatture collegate non ce n'è, ma col clear sono sicuro di eliminarlo, aggiungo un dato quindi alle fatture collegate che è la mia fattura con il numero 6116, la sua data che è questo qui e gli altri dati non mi interessano assolutamente. Tipo documento dovrebbe essere TD01 che è fattura, diventa TD04 che è NC. Il numero l'ho già messo in quelli correlati, diventa numero 1, perfetto. La data che ho passato è quella di oggi. La causale non c'è, ma la ripulisco e ci aggiungo questo. Poi dovrò controllare la lunghezza perché a volte può capitare che bisognerebbe vedere lo schema. Aggiungo la causale. Quindi la fattura collegata l'ho censita, i connotati gliel'ho cambiati, la causale l'ho aggiunta. Qui gli allegati ci dovrebbe essere, esatto, quella legato Metopack, quelli XML che non elimino tutto, così vado a zero. Qui c'ho il percorso di destinazione, write XML, se non trova errori di quadratura rispetto alle correzioni che ho fatto dovrebbe aver gestito tutto. Scritto l'ha scritto, andiamo a vedere dopo cosa ha combinato. Ok, qui ha finito, il numero che era 0 ora passa a 1. Temo di non aver messo il salvataggio dei setting, perché secondo me questo lo cambia, ma non, al netto della ripetizione settings default non c'è un save. Vediamo se me lo accetta al volo o se devo ricompilare tutto, spero di no. L'as causale me lo tengo memorizzato, quindi non sarà vuota. Save, così li salvo anche, perché se non mettevo save non ce li avevo dopo. Quindi init conversion è quello che va a prendere appunto l'ultimo numero. Ok, fa lo stesso, non valutare che fa. Non mi interessa, e imposta la causale, in questo caso li mette praticamente uguali a come erano. Quindi il concetto è che dovremmo essere a 2 e con questo testo. Però se io esco, se rilancio, dovrei trovarmi i percorsi vuoti, ok, ma il valore è già a 2 e la causale che ho usato appena adesso. Ok, perfetto, così dovessi farne un'altra. Questo mi dà anche il vantaggio che se qui cambio idea e metto un 1, posso anche resettarlo volendo il contatore, quindi mi sono sbagliato, voglio rifare la 1, la posso rifare. Ecco, quello che vorrei capire qui è, questo è quello che lui ha scritto, andiamo a vedere che diavolo ha scritto. Fammi vedere anche l'altra. Fermati lì. Voilà. Si è ricordato. Espandi tutto. Toggle view, metti tutto. Allora, abbiamo ID trasmittente, questa roba non viene cambiata tanto quando viene caricato. Non ho idea di cosa sia, ma fa lo stesso. Quindi qui è rimasto uguale, cambia un po' la formattazione mi sembra, ma cambia un po' la tabulazione. Ad ogni modo ha usato il suo stesso formato, qui c'è un NS3, qui usa come alias il P, però penso che nel campo numero potreste fare la prova e inserire ciao. Beh, va in eccezione ovviamente, quindi
Cioè, posso scriverci ciao, però chiaramente quando parto abbiamo l'eccezione input string was not in a correct format, e quindi però diamo continua e continuiamo a proseguire. Quindi allo stato attuale non ho ancora fatto una validazione, però vabbè, è un tool, mi aspetto anche che non venga, deve essere un invoco per ogni documento. Sì, infatti andando sempre avanti 1, 2, 3, 4. Oh, questo è un tool di supporto, quindi cioè, mi aspetto che chi lo usi da 1 quando passa 2 ed è salvato, esca, si trova 2, questo non dovrebbe mai toccarlo. Se proprio deve toccare ci mette un numero, se mette qualcosa tipo ABC gli darà errore, però cioè, se non sto a metterci chissà quante validazioni, in realtà potrei perché probabilmente abbiamo... In Delphi abbiamo la nuova number box che è super potentissima e si potrebbe... Però anche qui c'è un number only, qualcosa del genere. Vediamo se... C'è il placeholder, il multiline no. Generate member. Allow complete source. No, questa è una... Character casing. Avrei detto che il documento, il tag di progressivo di invio deve cambiare. Non è necessario, questo qui dici. Beh, tanto questo viene stabilito lato server, quindi di solito io ci metto un... cioè questo valore viene dal sistema da cui ho scaricato la fattura. Se lo caricassi questo file, comunque, cioè questo progressivo verrebbe... come dire, verrebbe riscritto da chi invia il documento, e se andassi a riscaricare la mia NC sarebbe comunque cambiata, quindi per cui cioè sì, potremmo usare il, quindi sì, la possibilità di forzare il numero via form o via codice usando try parse. Allora, cioè, se volessi validare la casella potrei fare così, potrei usare il try parse, diciamo che questo andrebbe fatto prima, if anzi dirò di più, faccio torna com'era. Faccio così, che è molto più sbrigativo. Gestisco l'evento properties lost focus o leave, enter leave, qui c'è, e gli dico causale box che il suo testo, allora if not int try parse causale box.text out var numero, torniamo a metterci l'ultimo numero utilizzato più 1. Converto string, questa roba qui. Else causale box text uguale, ancora meglio numero diventa uguale a questo. Poi vedo che lo sto scrivendo spesso, quindi se non riesce a convertire il numero diventa questo, causale box text uguale converto string numero. Yeah.
Questo dovrebbe avere questo effettino qui, che se scrivo 2 va bene, quando esco ho 2. Ah, che causale, che, perché ho scritto causale? No, causale. Numero box. Fate giustamente, Valerio diceva, perché sulla causale è appunto, perché sono cotto, e quindi 3 va bene, 2 va ancora bene, se ci scrivo A, numero accetta, ah perché, perché ho usato proprio anche l'evento sulla causale box. Ho sbagliato proprio la casella di partenza. E del resto sono le 11, quindi... Allora, leave. Causale box. Ecco, qui non fa come Delphi che rimuove l'evento vuoto, ma mi toccherà... Tanto la prima build mi ci porta subito... Esatto. Allora, adesso che forse sono riuscito a fare quello che volevo fare, questo funziona, così funziona, se metto A passa 2, cioè quantomeno ripristina il... Vabbè, questo poi è un... Tanto non c'è anche l'up down, c'è sicuramente l'up down... Numeric up down. Ah, è proprio, non c'è solo il su e giù, c'è proprio tutta la casella. Perfetto, va bene. Usiamo questa che... Facciamo ancora prima. Numero box lo chiamo, tanto per me è una casella. Almeno non accetta altri caratteri e quindi potrei anche a questo punto rimuovere questo metodo che non viene usato più. Con gli eventi mi sembra decisamente meglio. Sì, cioè non voglio farlo neanche a prova di utonto, perché quello è proprio un... Scrivi lì il numero se proprio devi recuperarlo, ma... E qui però numero box, cosa, value, position... Ah, ma è decimal addirittura. Non sapevo che fosse decimal. Allora, fammi vedere tutti i punti in cui l'abbiamo usata. Perché possiamo togliere questo convert trattandosi di un valore numerico. Mi pare che l'abbiamo usata solo qui. Qui la leggiamo, perfetto, quindi grazie. Diciamo che quindi torniamo a vedere questa roba, prova di utonto, sì. Sì, dicevo, poi qui si può fare un progressivo anche per questo, lo farei come, magari lo metterei come progressivo del, lo stesso progressivo del documento, che ne so. Anch'io comunque ho fatto il progressivo invio, sempre diverso. Come dire, in questo caso però
mi aspetto che dall'altra parte ci sia un cambio automatico. Qui ha riportato gli stessi dati, qui c'è il body, quindi andando sul body, dati generali, come sono cambiati. Ha preso il tipo documento, ok, aspetta che lo posizioniamo, perché c'è la formattazione tipo documento 01, la divisa, la data dovrebbe essere quella di oggi e il numero è il numero che abbiamo messo noi. Quindi TD04, data di oggi, il numero, più c'è la causale, perfetto. Qui non c'era nei dati generali, ma adesso c'è, i dati fatture correlate con l'ID 6116 e la data della fattura originale. Quindi questa è la data e questo è il numero che sono stati messi nelle correlate. Questi dovrebbero essere tutti uguali. Infatti vedo dati, beni e servizi sono tutti uguali. Dati pagamento ci sono gli stessi. Poi c'è body, fine della fattura, anche qui body. E poi c'è questa roba che è sparita, perfetto. E fine della fattura, qui finisce qui. Quindi al netto di provare a validarlo da qualche parte, prossima volta che mi capiterà di fare una, come dire, un tentativo di conversione, proverò a caricare questo file. Se mi dà l'ok, allora vuol dire che abbiamo fatto le cose come si deve. Qui vedo che ha aggiunto anche qualche schema, ok, c'è lo schema completo. Proprio lo schema fino in fondo di tutti i vari, questi secondo me nell'originale non ci sono, c'è questo, c'è quello della signature, però vabbè sono tutti alias di namespace XML, quindi al netto dello stupore iniziale quando ci ha ammazzato quell'interfaccia che avevamo fatto, dopo è andato via bene, questa la libreria funziona abbastanza correttamente, mi sembra abbastanza, come dire, usabile. Quindi si potrebbe dire si può fare, strano che non compaia il... strano che non veda, ah, ma è qua fuori, dove sei scomparso, è scomparso l'alert, quindi sono davvero davvero scemo. Appunto Bender sono direbbe scemi. Eccolo. Tu, io, questo qua dietro, esatto, è la mia filosofia di viti, grande Bender che si beve la Old Fortran, ok. No, qua dai, qualcosina siamo riusciti a produrre, molto molto Spartan e molto abbreviato, però non è che ci serva. Poi questo è un po' il codice dell'interfaccia che inizia e finisce qui, potrebbe essere migliorato. Abbiamo usato i setting e poi abbiamo fatto nella cartellina model, ci abbiamo messo proprio due file in croce. Il nostro converter, che comunque, tolgo il breakpoint, è abbastanza semplice perché una volta caricato e salvato alla fine, nel mezzo, di fatto lavora con questi oggetti e trasferisce i dati. Poi so che qui ci sono anche delle tabelle, tabella, esatto, new tabella, no, questa è la classe base, cioè ci sono queste tabelle documento, questo list dove c'è tutto l'elenco dei tipi di documento disponibili, nel, cioè quelli validi. Quindi qui al posto di questo TD04 noi avremmo potuto mettere, in realtà poi dobbiamo andare per codice, cioè abbiamo questo new tipo documento, cioè fa accedere alla lista dei tipi documento disponibile. List è la lista vera e propria. Se noi facciamo first, il primo tipo documento, dove usiamo TD, tipo documento, TD.codice uguale a TD04, troviamo il tipo documento, facciamo punto e prendiamo il codice, cioè alla fine vabbè sarebbe come validarci, cercare una lista per codice
il tipo documento giusto e poi prendere il codice che è sempre TD04, ma perché qui dentro c'è, vediamo se me lo fa decompilare, c'è una roba del genere che in realtà risulta molto utile. C'è una lista che viene creata e poi c'è codice nome di 204. Io potrei magari andare per nome, prendere nota di credito e recuperare il codice TD04, ma questa è, la potremmo, come dire, considerare costante, quindi non l'ho fatto, ma quello è un po' come farmi anche una validazione del codice, ma so che il codice è quello e quando ho trovato il tipo documento dovrei mettere il codice, alla fine non è... Però in caso di dubbio ci sono anche tutte le tabelle e quindi magari, ad esempio, sarebbe molto utile se uno dice voglio fare un qualsiasi tipo di documento, devo fare una casella discesa, mi trovo la lista e ce l'ho già pronta e posso scegliere. Magari da una fattura voglio produrne un altro, però a scelta, e quindi dando la scelta non c'è bisogno di mettere tutte le decodifiche perché nella libreria ci sono praticamente già tutte e quindi è perfetto anche da questo punto di vista, quindi è molto a prova di utonto, giustamente, come magari la prossima volta provo con Delphi, che abbiamo una libreria che si chiama Invoice for Delphi, che lavora con delle interfacce, il suo loader, la sua validazione. In realtà l'ho vista ma non l'ho mai provata a tutti gli effetti, quindi potrebbe essere interessante. E sicuramente lato interfaccia ci viene fuori qualcosa di più bellino, questo è proprio, che è proprio, cioè, ma sicuro. Magari come libreria è più spartana, non so, perché so che hanno curato anche la parte proprio di invio ai provider e quindi probabilmente magari è una libreria che cura di più questo aspetto piuttosto che il rappresentare. Cioè, comunque avere un modello oggetti è molto comodo perché non ti devi ricordare lo schema, cioè so che ti ricordi i nomi delle cose, ma se hai dubbi vai a vedere la documentazione. Usi il nome dell'oggetto al posto del nome dell'XML, perché altrimenti c'è da scomodare XPath oppure usare un XML reader e spostarsi nell'elemento iesimo, cioè molto meglio passare, lavorare su un tipo dei time effettivo, magari su un intero effettivo, su dei numeri, e poi risalvare tutto sapendo che quei dati risalvati, cioè la libreria ti garantisce che ti fa, a meno che non hai omesso un dato, una, come dire, un NC valid. Ecco, magari prima del write XML potevo aggiungerci un ulteriore validate. Cosa carina, ah, tu la conosci? Oh, perfetto, così potresti farmi da guida. Il decryptor fatta, sì, poi dopo c'è la questione dei vari P7M, dei vari, quindi sì, lì so che c'è molta più cura su alcune cose che sono state un po' dei mal di pancia per cambi di idea, perché è nata presto e ha seguito un po' anche tutta la partenza della fattura elettronica, questa idem, però so che comunque adesso è abbastanza partecipata, abbastanza stabile, quindi sarebbe interessante vedere i due approcci, anche se un po' non la conosco proprio, ma penso sia intuitivissima, anche perché ci sono dei demo sicuramente, quindi magari cercando un po' in giro. Chiaro, c'è library path, c'è qualcosa da configurare per partire, ma poi sicuramente otterremo gli stessi risultati, gli stessi effetti. Poi ok, dai, basta coding per oggi, che per oggi direi che abbiamo dato. Era giusto per provare un po' Visual Studio, per rilassarci, e poi mi ha fatto quello scherzo iniziale che mi è sparito tutto. Strano, perché Visual Studio non mi ha mai fatto una cosa del genere e quindi è la prima volta che mi succede, che era tutto salvato, continuavo a editare, poi c'era qualche stranezza su alcuni nomi che non cambiavo nella combo box o così, però non ha dato nessun cenno e quindi ho detto è strano. Poi lavorare, progettare un form, poi non trovarselo più,
come dire, non è una bella sorpresa, anche con tutte le cose che avevo messo giù, allineate, spostate, ci avevo lavorato una ventina di minuti, ma raro, ma come si vede ogni tanto i bug. C'è da dire che questo non è ovviamente la libreria su cui Microsoft spinge, vedete che dove il problema è un po' quello, cioè l'ambiente di sviluppo è appena Flash è tutto in Java. È in Java con qualche widget, no, quello è ancora più coding. Non... L'encoding per l'interfaccia utente lo detesto, sono troppo abituato a costruire con dei drag and drop. Come dice uno, mi sa che si è fatto una certa. Sembra, è un'espressione diffusa, però la usa spesso Maurizio, che stasera che dice così e poi fino a luna stiamo a testare l'ORM. Tra l'altro c'è anche lui, vabbè, abbiamo visto prima il programma di IT DevCon, c'è Maurizio, c'è Marco Mottadelli, ci sono, c'è ovviamente gli ospiti, l'oste, quindi c'è Daniele Teti, Fabrizio Bitti, quindi un po' che non ci si vede, quindi c'è anche Maurizio Del Magno con RM2 e Git Internals, che deve essere molto molto interessante, quindi io gli ci farei un pensierino sulla conferenza IT DevCon. Poi se riesco a preparare anche i miei, forse riesco a portare qualcosa anch'io nelle due sessioni. Se non riesco, vabbè, ci faremo un po' di chiacchiere in libertà. Speriamo di farcela. Ci sto lavorando anche perché ho il timore di arrivare troppo a ridosso della fine e invece non voglio avere questo tipo di agitazione, per cui c'è qualcuno che sviluppa da queste parti, cioè, o meglio dalle parti di Twitch, a cui fare un raid magari, che un po' che non lo faccio. Vedo che sviluppano. Bah, qui c'è uno sviluppatore che però non sta sviluppando, ma sta in realtà giocando. Quindi mi deludo. In realtà anch'io ho una partita in sospeso con quelli di Pausa Caffè, che è una partita Phasmophobia, ma prima o poi niente. Qui c'è una parolaccia, per cui quindi si è stancato anche lui e ha deciso di iniziare, di passare al gioco. Quindi male, molto moltissimo male. Quindi vediamo un po' in giro, ma vedo che sono già tutti a nanna, quindi qui non sviluppa nessuno, però dai, andiamo da uno sviluppatore perché è giusto così. Tra l'altro sta facendo un gioco che non conosco, sviluppo e riflessi, esatto. No, poi c'è questa pubblicità dove c'è il dentista che dice: gioco per me ma anche per te, perché videogiocare mi aumenta la precisione dei riflessi. Ho detto vabbè, secondo me giochi perché ti piace. Per cui ok, adesso preparo il raid, presento un canale. Ah, giusto, qui mi sono dimenticato, colpevolissimo, di fammi provare questo comando. Non capisco perché c'è un comando apposta e perché me lo suggerisce, però adesso lo provo subito, così vediamo cosa succede. Ah, mi dice ha presentato, no, preferisco lo shoutout normale, così che dice qualcosa di più. Onniamise, poi abbiamo anche Prince, che probabilmente sarà già andato a nanna e mi sono dimenticato di fare lo shout out prima. Vabbè, ero distratto effettivamente. Ok, preparo intanto il raid per il canale. Dicevamo, noi adesso vediamo la prossima settimana se riesco a sistemare un po' di coso. Viene in un riquadro giallo. Ah, ok.
Perché io lo vedo diverso, quindi tanto meglio così. Non so se è meglio quello o l'altro, ma vabbè, andiamo, prepariamo intanto questo ride. Vi ringrazio, quindi non vi do il buon weekend perché siamo ancora mercoledì e non a giovedì, quindi è ancora presto. Però grazie per, come sempre, per la compagnia e per l'affiancamento e l'aiuto nello sviluppo di questi tool e il supporto morale. Vediamo se la prossima settimana trovo qualcosa da portare. Magari se non ho qualcosa da portare potrei mettermi a sviluppare live le cose per la conferenza, almeno dei pezzettini, così unisco un po' l'utile al dilettevole. Magari potrei pensare di fare quello lì. Oppure vediamo, ma ci sono i canali, c'è cioè Telegram, così nel caso sui social, come sempre avviso per tempo, anche se un po' a ridosso, se faccio qualcosa. Quindi di nuovo grazie mille, se rimanete per il ride fa piacere, così vado da uno sviluppatore a invogliarlo a sviluppare invece che a giocare. Grazie di nuovo e alla prossima live. Ciao a tutti, ciao!